Il comune di Salerno corre ai ripari per evitare il ripetersi di scene drammatiche come quelle del Forte La Carnale, completamente devastato dalle fiamme. E contro l'emergenza roghi, il sindaco Vincenzo Napoli predispone una vera e propria task force della quale fanno parte vigili urbani e protezione civile. A Palazzo di Città stamane il primo vertice operativo. Stiamo monitorando il territorio con una serie di azioni che coinvolgono per ora i vigili urbani. Abbiamo fatto una serie di ordinanze, un'ordinanza generale per la manutenzione di fondi da parte dei privati, fondi abbandonati oppure mal tenuti, e poi abbiamo fatto una serie di ordinanze ad personam ad alcuni proprietari di fondi affinché mettessero in ordine le loro proprietà, al fine di evitare facili inneschi. Ho fatto fare dei pattugliamenti ai vigili urbani e quest'oggi insieme agli amici della protezione civile faremo un ulteriore screening della situazione, chiedendo la collaborazione a loro e ai cittadini per la verifica di possibili criticità. Quando la vegetazione, soprattutto gli alberi, perdono il loro radicamento nel terreno, si perde un vincolo del terreno e quindi c'è la possibilità che dilavino delle frane. Naturalmente questo lo vedremo immediatamente dopo. Devo dire che però, diciamo, gli incendi hanno, fortunatamente per Salerno, investito zone limitate e circoscritte.